Questo è vita, non essere un determinato peso, non essere un determinato numero, non rientrare in un box standard perché gli altri così ci approveranno e ci daranno gratificazione istantanea, non è quello che voglio. Ecco, quindi sono qua per dirvi che questo è ciò che credo dovrebbe succedere nelle nostre teste. Ma in tutto questo mi volevo soffermare su un discorso, ovvero a febbraio di quest'anno la mia reazione è stata quella di dar ragione a quel suo commento, di dar ragione alla mia testa, alla parte disturbata della mia mente, al disturbo del comportamento alimentare. Io ho dato retta. Lei mi ha fatto capire che potevo anche dimagrire e io ho detto wow, allora voglio dimagrire. Ad oggi dovesse succedere la stessa identica cosa, dovessi tornare da quella ginecologa, non credo che ci tornerò mai, ma dovesse succedere che tornassi da quella ginecologa e lei mi dicesse così, le risponderei in un altro modo, assolutamente in un altro modo. Il BMI non è professionale per stabilire il mio stato di salute, che dovrebbe aggiornare il suo studio riguardo la metrica con il quale giudicare i suoi pazienti, perché è uno studio del 1900 tesoro. Comprati una bilancia in pendenziometrica e period, ok? Le direi anche che non le ho chiesto di pesarmi perché lo sta facendo e se lei ha degli standard anoressici di come vorrebbe vedere gli altri corpi, bene, se lo tenga per lei e non lo vada a dire a una persona che è entrata dicendogli che ha un disturbo del comportamento alimentare. Oh, creo! Ecco, io gli direi così ad oggi e sono felice perché se domani venisse qualcuno a dirmi ehi, sai che stai bene però potresti perdere qualche chilo, io direi sai com'è? No, non vorrei perdere qualche chilo. Sai perché? Perché sono più felice adesso, perché adesso che mangio di più sono più energica, ho voglia di fare più cose, la mia mente carbura di più, quando vado in palestra mi diverto di più perché sono più energica, non sono stanca quando mi sveglio la mattina, sono felice perché adesso sto dormendo. Quando vi ho fatto il video vi ho detto che stavo avendo un sacco di problemi con il sonno. Bene, sto sistemando di brutto questo problema. Ci sono state 3 notti di fila nel quale ho dormito 8 ore, che per me erano tipo impossibili quando mangiavo troppo poco. Quindi se qualcuno mi dicesse anche che mi vede ingrassata o che mi vede più piena o che starei meglio appunto con qualche chilo in meno, gli direi tu saresti meglio con qualche neurone in più, ma soprattutto senza offendere l'altra persona di fronte a me, adesso lo dico per fare una battuta, in realtà gli direi che no, non mi interessa perdere qualche chilo, no, se ho preso qualche chilo e tu lo noti, nota qualcos'altro nella tua vita, spendi il tuo tempo in modo migliore e soprattutto sì, ok, magari sono ingrassata, cosa che non è vera, ma sono più felice e questo è importante, essere felici, vivere la vita nel modo in cui si vuole vivere, avere energia per fare le cose che ci piacciono, avere energia per studiare ciò che ci piace studiare, informarci su ciò che ci piace, avere energia per cantare, per scrivere canzoni, per dipingere, per scrivere queste cose da dire a voi. Questo è vita, non essere un determinato peso, non essere un determinato numero, non rientrare in un box standard perché gli altri così ci approveranno e ci daranno gratificazione istantanea, non è quello che voglio. Ecco, quindi sono qua per dirvi che questo è ciò che credo dovrebbe succedere nelle nostre teste. Dobbiamo cambiare la nostra reazione, perché purtroppo il mondo ha un problema. Ha un problema. Non ha come modello la salute, ma ha come modello qualcosa di malato, soltanto per venderci, basato tutto sul mercato, basato sul venderci prodotti dimagranti. Quello è il problema fondamentale della società. E le persone non se ne rendono conto. E io fino a poco tempo fa non me ne rendevo conto. Dobbiamo cambiare la nostra testa, dobbiamo capire che ci stanno vendendo questo stereotipo solo per soldi. E con questo non voglio dire che è ok essere in sovrappeso o essere obesi.
No, ma è ok essere in salute, è ok non stare a dieta, è ok avere qualche chilo in più. E volevo dirvi una cosa super cute che ho scoperto riguardo il grasso. Ragazzi, ho scoperto che il grasso addominale è l'ultimo del nostro corpo ad andarsene, perché il nostro corpo vuole mantenerlo per poter proteggere i nostri organi interni, quelli più importanti come il cuore, i polmoni, i reni, il fegato. Cioè, voi vi rendete conto quanto è carino il nostro corpo, quanto è super cute, vuole soltanto che noi sopravviviamo e noi lo distruggiamo non dandogli ciò di cui ha bisogno. Non ha senso, stiamo lottando con noi stessi in questo modo, ci stiamo odiando, non ci possiamo amare se ci leviamo ciò che ci serve per vivere, ok? Ok. E vi volevo dire che secondo me il mio sonno è migliorato non soltanto per le calorie, che devo dire sto apprezzando molto, ma anche perché prima di andare a letto lascio tutti i dispositivi giù, quindi ho il letto su, nell'altro pianeta soppalcato della casa, quindi lascio giù telefono e computer, così non posso averci accesso, ed inizio a parlare con me stessa. Ok, può sembrare da matti, ma penso di essere stata molto più matta quando non davo cibo per vivere al mio corpo soltanto perché volevo dell'approvazione dalle persone fuori, invece devo cercare l'autostima soltanto in me stessa. Questo era più matto, odiare me stessa, non avere un buon rapporto con la persona più importante della mia vita, che sono io. E quindi mi parlo e mi dico: ehi, come stai? Scusa se ti ho fatto stare così male. Grazie per il fatto che stai utilizzando il cibo che ti sto dando in un modo buono, perché stai ricomponendo i nostri muscoli che ti ho fatto perdere. Scusa, eccetera eccetera. Ci parlo proprio come se fosse mia sorella. Mi sbaciucchio e penso ai miei difetti, me li figuro e li sbaciucchio e dico: ok, è bello tutto, è bello se vuoi tenere questo po' di grasso che c'è qua, va bene, se ti fa sentire più sicuro è ok per me, tienilo, non c'è problema. Basta che siamo in salute, basta che ci divertiamo, basta che andiamo avanti con la nostra vita e con ciò che è importante davvero, che non è la nostra immagine. Quindi vi consiglio di immaginare di avere un dialogo ogni volta che voi pensate con voi stessi e di dare importanza a quello che vi dite quando pensate, perché ogni parola che utilizziamo il nostro corpo la recepisce in un certo modo. Io sto trovando molto positivo questo approccio che sto avendo verso me stessa. Proprio mi parlo e mi rendo conto che ho una relazione con me, ho una relazione. E la sto nutrendo sia la relazione sia il mio corpo e tutto sta andando molto meglio. Un'altra cosa che vi volevo dire è che ultimamente mi sto mettendo a fare journaling di più, perché l'avevo un po' abbandonato, un bel po' abbandonato, e ho ricominciato e ragazzi adoro, perché anche quello è un modo per parlare con noi stessi, per raccontarci, chiederci come stiamo, chiederci come sta andando, per chiarire meglio tutte le idee che ci sono in testa e soprattutto mettere da parte quella voce del disturbo del comportamento alimentare e contraddirlo. Quando mi dice: ehi, concentrati su quel piccolo strato di grasso che c'è sul tuo fianco, non dovresti andare al mare con quel piccolo strato di grasso che c'è sul tuo fianco, potresti non essere gradevole agli occhi degli altri. Ecco, io gli rispondo che non mi interessa di ciò che pensano gli altri, perché non voglio privarmi di andare al mare soltanto perché ci sono delle persone che possono non apprezzare quel piccolo, quella piccola o grande che sia, se fosse anche grande, chi se ne frega. Io non voglio dare le chiavi della mia vita a delle persone soltanto perché forse potrebbero pensare che io sia troppo grassa o cose del genere. Non voglio più farmi prendere la vita da queste cose, voglio andare al mare lo stesso, anche se questa voce è così stupida. Voglio, ormai mi rendo conto di quando parla lei e ormai la vedo, sapete, come quelle persone superficiali, quelle oche, mi viene da pensare a Francesca Cipriani. Ecco, io la vedo un po' così, come Francesca Cipriani che mi parla nel cervello e mi dice delle cose super superficiali che io non penso. E non sono io. Quando a volte vedo dei video e dico, e vedo delle ragazze che dicono: c'è questa parte di me che dice così e quest'altra parte di me che dice cos'ha, io non la vedo come una parte di me, è proprio un'altra persona dentro la mia testa che mi dice cose stupide che io non penso. E io perché devo accettarle? Devo dirle: ehi, baby,
non pensarla così, perché non farei altro che non essere libera. E tu vuoi essere libera, vuoi essere felice, no? O vuoi vivere per accontentare gli altri, cosa che non riuscirai mai a fare perché i giudizi delle persone sono completamente diversi l'uno dall'altro? Ecco, io sto decidendo di vivere ed è quello che voglio continuare a scegliere ogni giorno della mia vita. Voglio svegliarmi ogni giorno e riempire la mia testa con questi nuovi pensieri e non tornare mai più indietro. Ah, vedrete questa parte di me completamente diversa da come sono stata ultimamente nei miei video. Mi rendo conto che ho fatto dei video troppo impostati, perché sono anche questo, sono anche quello, ma sono anche questo, ho tante parti di me, ma anche questa sono io. E forse sono più io perché sono quella che ascolta meno la voce adesso. Non vedo l'ora di avere altri contenuti da spiegarvi, perché come io guardo video del genere, come quelli che sto facendo io, e a me aiutano un sacco. Spero che anche i miei possano aiutare voi di conseguenza, nello stesso modo che fanno gli altri video che guardo io. E niente, io vi auguro una buona guarigione, vi auguro di stoppare la Francesca Cipriani che è in voi, di contraddirla e di mandarla a... Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!